Questa settimana Bike Stories vi presenta un territorio vasto e ricco di opportunità per gli amanti delle due ruote, dalla mountain bike alla strada al cicloturismo. Ecco a voi l'offerta della provincia di Brescia. Buongiorno a tutti e ben ritrovati per questa terza puntata di Bike Stories. Oggi siamo a Montecampione, in provincia di Brescia, dove è attivo un bike park di recente costruzione. Montecampione è un resort montano della Bassa Valle Camonica, che sta investendo su nuovi percorsi bike per rendere fruibile l'area in tutte le stagioni dell'anno. A quanto pare ci sta riuscendo alla grande, venite con noi a testare i percorsi. Per arrivare a Montecampione si sale da Piancamuno, lungo una strada che gli appassionati del Giro d'Italia ricordano molto bene. Fu infatti arrivo di tappa nell'82 con la vittoria di Bernard Hinault, ma soprattutto nel 98 quando Marco Pantani, con una serie di scatti a ripetizione, riuscì a prevalere su Pavel Tongov. Nella parte bassa il parco è dotato di tutti i servizi per far muovere i primi colpi dei pedali in sicurezza. È pensato per chi si avvicina per la prima volta a questo sport e permette di fare la prima vera esperienza con l'utilizzo degli impianti di risalita anche ai più piccoli temerari. Nella parte alta invece l'impianto di risalita, una quadriposta automatica, conduce a tre percorsi che ora andremo a provare. Il park colpisce sicuramente per la lunghezza dei percorsi e per l'impegno fisico necessario per affrontarli. L'idea della società impianti e dei local biker è di creare nei prossimi anni qualche nuova linea flow da affiancare a quanto già realizzato, così da completare l'offerta Gravity inserendo un prodotto dedicato all'enduro. Con questa seggiovia si accede alla partenza di quattro tracciati molto semplici e ideali per muovere i primi passi in mountain bike, provare a chiudere i primi doppi e i primi salti. Alla base degli impianti è presente anche un'area di pratica, skill park e un noleggio officina, dove è possibile noleggiare bike ma anche protezioni e caschi. Montecampione è anche pedalate e percorsi in quota. Le guide di mountain bike vi porteranno alla scoperta delle creste più alte del comprensorio, da dove si possono ammirare il lago di Iseo, il lago di Garda e il lago di Endine.
Vi abbiamo presentato il parco di Monte Campione con i suoi trail e le sue North Shore ed abbiamo girato nell'area Kids che si presenta come un percorso semplice e progressivo. Ci siamo spostati poi a quasi 1800 metri per scendere dai trail che a nostro avviso sono adeguati per chi vuole migliorare la propria tecnica. Sono infatti trail lunghi e adatti per lavorare sulla resistenza e fare fisico. Ora ci spostiamo invece sul lago di Garda alla ricerca di qualche nuovo percorso da raccontarvi. Sereni insieme. Con te dal 1821. Zeus, la prima colonnina e-bike interattiva, fatta per ricaricare qualsiasi tipo di bici elettrica o dispositivi elettronici. Facilmente attivabile con tessera chip o direttamente da smartphone, è dotata di telecontrollo e assistenza da remoto ed include i principali attrezzi per la manutenzione della bicicletta. Visita il sito www.zeuschargingstation.com. Evolve, la pump track modulare che unisce tecnica e divertimento. Una trazione made in Trentino, 100% personalizzabile e disponibile in più di 10 modelli diversi. Ideale per tutte le età, dai più piccoli a chi vuole perfezionare la tecnica di guida sulla propria bike. Visita il sito www.evolvepumptrack.com. Dall'entroterra bresciano ci spostiamo nell'Alto Lago di Garda, in zona Limone e precisamente a Vesio. Da qui parte il Tremalzo Tour, uno dei più iconici trail in Italia, un percorso mitico e impareggiabile. Ve lo presentiamo da questo suggestivo distributore di acqua, che potete scegliere fra liscia o gassata. Lasceremo Vesio in direzione della Valle San Michele, dove inizia la salita. Imbocchiamo la valle percorrendo una strada asfaltata pianeggiante che dopo un paio di chilometri inizia a salire tra tornanti e scorci suggestivi che ci porteranno al passo nota. Arriviamo al rifugio alpini Passonota, un ex caserma della finanza restaurato dagli alpini di Vesio a quota 1208. Un luogo suggestivo e ricco di storia,
Qui è presente un obice americano della guerra di Corea e parecchi residuati bellici risalenti alla prima guerra mondiale. Da qui possiamo scegliere se salire al Passo Tremalzo o rientrare a Limone e dopo una breve sosta al rifugio ripartiamo sulla strada militare 106, un percorso sterrato in quota per poi lanciarci nel trail in discesa che ci porterà direttamente a Limone. Iniziamo a muoverci in quota e ci colpisce la frequenza con cui sotto di noi si aprono panorami veramente suggestivi. Il lago di Garda infatti è scenario perfetto per regalare foto e video che immortalano le nostre escursioni in immagini che lasciano senza fiato. Ci concediamo una breve pausa in uno dei punti più panoramici della discesa. Scendiamo lungo sentieri divertenti e a tratti molto ripidi, incontrando anche qui punti panoramici ed aperture sul lago di Garda. Pedaliamo attraverso il centro storico diretti verso la pista ciclabile. Nel frattempo scopriamo insieme tutte le opportunità offerte dagli amanti della bicicletta della provincia di Brescia con un approfondimento a cura di Dolomit.
Emozioni, turismo e servizi, la provincia di Brescia raccoglie tutte le esigenze del mercato bike e le organizza in un prodotto strutturato e innovativo. Oltre 800 km di itinerari cicloturistici e più di 300 di piste ciclabili che toccano vigneti e campagne, piccoli borghi, antichi casolari, castelli e siti di interesse naturalistico e culturale. Tra le ciclabili più famose ricordiamo tutta la rete del Basso Garda, i 24 km della ciclabile della Val Tenesi o ancora la ciclovia dell'Olio. Quest'ultimo suggestivo itinerario copre oltre 280 km seguendo il corso del fiume lungo la Val Camonica e fino alla sua confluenza nel Po. Passa per il lago di Iseo attraversando quattro province, Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Percorsi immersi nella natura, alcuni a picco sul lago, affiancati da numerosi punti di ristoro che rendono il territorio ideale per gite in famiglia e weekend all'insegna dell'outdoor. Due bike park, quello visto oggi di Montecampione e il bike park di Ponte di Legno Tonale. Non mancano proposte per gli amanti della strada, con le salite che hanno reso leggendaria la Corsa Rosa, il Passo Gavia e il Passo Mortirolo. Infine, per i ciclisti che amano le sponde dei laghi bresciani, sul lago di Garda e sul lago di Iseo è possibile navigare portando con sé la propria bicicletta, grazie a un servizio di imbarco bici efficiente e ben organizzato, che permette di raggiungere isole e spostarsi comodamente da una sponda all'altra. Una provincia che vuol far vivere ai biker esperienze uniche, combinando qualità e varietà dei percorsi con servizi di altissimo livello, grazie ai bike hotel dislocati sul territorio con certificazione Bike Resort e dai numerosi centri di noleggio e assistenza bike. Ci troviamo sulla ciclopista più bella del mondo, la nuovissima ciclabile di Limone. Un percorso di ben 2,5 km ancorato a sbalzo sulle acque del lago di Garda, che collega il paese di Limone a Capo Reamol, sulla sponda occidentale del lago. E da questa location esclusiva, godendoci il tramonto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima Bike Story.